Ci troviamo all'interno della cattedrale di San Martino a Lucca, che celebra quest'anno i 950 anni dalla data della dedicazione, che avvenne nel 1070 per opera di Papa Alessandro II, che era anche vescovo della città di Lucca. In questa occasione molte sono le iniziative per celebrare l'evento: mostre, iniziative a livello popolari, due grandi convegni. In tutto questo ambito abbiamo posto l'attenzione anche sulla croce chiamata del Volto Santo, che da più di 12 secoli è presente nella Chiesa Cattedrale. In questa occasione abbiamo indetto una campagna diagnostica in vista di un intervento conservativo proprio sulla presenza di questa importante statua lignea. A coronamento delle iniziative di questo centenario sarà la sistemazione definitiva della celebre opera di Ilaria del Carretto, che attualmente si trova nella sacrestia.